ciclisti importanti si dava del lei. Ieri abbiamo avuto ospite Francesco Moser. Oggi sembrano dei ragazzini, si dà del tu e si dà troppa confidenza. Secondo lei qual è la differenza tra ieri e oggi? Se torniamo ai tempi di Fausto Coppi, veramente si dava del voi. Già ai tempi di Moser del lei, per un semplice motivo, perché chi faceva il gregario capiva perfettamente che il proprio capitano era quella, prima di tutto, era quella persona che gli dava lo stipendio e quindi gli permetteva di fare una vita dignitosa, ma poi capiva sicuramente l'importanza dell'atleta. Oggi sinceramente viviamo un ciclismo molto internazionale, dove nelle squadre non sono più a livello familiare ma sono delle SPA, e questo porta che principalmente tutti atleti che parlano anche lingue diverse, non si riesce più a creare questo rapporto umano, e un po' è cambiata anche la società, che oggi abbiamo una società molto più multimediale, molto più computerizzata, però forse con un po' meno di valori veri. Questo detto da un ciclista che ha corso e che continua anche a correre ancora. Io mi diverto in bicicletta come ho sempre fatto, però la bici fondamentalmente è stata sempre un esempio di vita e lo è tuttora per chi la pratica, perché sicuramente ti porta al sacrificio. Il sacrificio è quello che poi troverai nella vita, quindi questi ragazzi fondamentalmente sono tutti dei bravi ragazzi, solo perché sono abituati a soffrire, a fare grandi sacrifici. Certo, però sono cambiati un po' i tempi e quindi ci siamo un po' adeguati alla modernità, però secondo me abbiamo un po' tralasciato quelli che erano i valori antichi di una volta.